Si è svolta il 4 dicembre scorso l'ottava Festa dei Fiocchi, un annuale appuntamento che coinvolge tutti i dipendenti, diventati genitori nel 2018, delle aziende che aderiscono al progetto Un Fiocco in Azienda. Un pomeriggio di allegria e un'ulteriore occasione per valorizzare il nostro programma concreto di supporto a genitori e aziende per affrontare serenamente la maternità e facilitare il rientro al lavoro delle mamme. Il progetto ritengo che sia molto utile e inoltre ha due vantaggi anche rispetto alla società molto importanti, ovvero l'incremento della natalità nel nostro paese e evitare che si abbassi il tasso di occupazione femminile. Infatti un terzo delle donne dopo il parto rinuncia al proprio lavoro. Progetti virtuosi come questo del Fiocco in Azienda devono essere sostenuti e valorizzati dalle istituzioni, diamo quindi la nostra disponibilità allo scopo proprio di promuovere iniziative come questa. Devo dire che il progetto è stato accolto in maniera molto positiva. È un progetto che viene visto bene sia dalle dipendenti, dalle future mamme, ma anche dai papà che lavorano in azienda, ma anche dal punto di vista manageriale c'è stata una totale apertura, quindi si sono visti tutti molto interessati. È stata ovviamente per Dell una conferma delle politiche che avevamo già in atto, però è stato veramente bello vederle formalizzate. Cosa si può fare per aumentare nelle aziende italiane la cultura in termini di work-life balance? Indubbiamente aderire a un progetto come Un Fiocco in Azienda. È un progetto assolutamente gratuito che prevede l'impegno da parte dell'azienda e il rispetto di alcuni semplici passaggi. Il primo tra tutti e forse il più importante è accogliere con entusiasmo la notizia della maternità della dipendente. Come ci si sente essere responsabile del gruppo Donne Manager Italia Lombardia e allo stesso tempo mamma, quindi fruitrice del Fiocco in Azienda? Diventare mamma e responsabile di questo gruppo è per me un momento davvero di grande gioia, ma anche di grande responsabilità. Sono stati due progetti importanti della mia vita e si sono realizzati nel medesimo momento.